Ben ritrovati all'appuntamento con il TG Oggi News. Acque agitate a Palazzo di Città, Comune di Salerno, per la decisione assunta dall'amministrazione comunale guidata da Enzo Napoli di elargire un contributo economico al Salerno Pride. Polemiche e precisazioni spaccano il Consiglio Comunale. Vediamo. Qual è il criterio che ha indotto l'amministrazione comunale di Salerno ad elargire un contributo economico per il Salerno Pride? Nulla questo sul patrocinio, pratica diffusissima che l'ente concede quasi in automatico. Qualche dubbio sulla decisione di concedere alla manifestazione la fruibilità del lungomare Trieste, questione che però assume connotazione molto soggettiva. Oggettivamente incomprensibile invece la decisione di sostenere economicamente l'evento e per una ragione molto semplice. A Salerno ogni anno si celebrano centinaia di eventi di pubblico interesse, ma non tutti, anzi la minima parte, gode di un contributo economico, sia esso importante o meramente simbolico, da parte dell'ente. Qual è allora il criterio con il quale si è deciso di premiare il Salerno Pride e non fare altrettanto con decine, per non dire centinaia, di altri eventi? Al netto allora di tutte quelle che possono essere le valutazioni sulla natura della manifestazione, sempre molto soggettive, ribadiamo, è su questo punto, ovvero l'elargizione economica, che l'amministrazione comunale guidata da Enzo Napoli dovrebbe fare chiarezza, anche perché passa un principio da oggi: negare un contributo ad una manifestazione pubblica sarà sempre e comunque motivo di polemica. Assolutamente non siamo contro gli omosessuali, e ci mancherebbe, ognuno è libero di vivere la propria sessualità così come vuole, però siamo contro l'ostentazione di tendenze sessuali, siamo contro manifestazioni che non sono a tutela di diritti civili, ma che spesso sono semplicemente delle esternazioni e delle anche folcloristiche e che si manifestano anche con forme di cattivo gusto e oscene. Oltretutto questa associazione che organizza a Salerno organizza una manifestazione regionale, a nostro avviso assolutamente provocatoria, a Pompei. Questa cosa la biasimiamo, per questo noi riteniamo che l'amministrazione comunale non avrebbe dovuto dare il contributo, né avrebbe dovuto concedere il salotto della città, il lungomare Trieste, per una manifestazione folcloristica che non ha nulla a che vedere con la difesa dei diritti civili. Tra l'altro fa specie che un'amministrazione che non è riuscita a reperire e a stanziare risorse per la festa del civile del Santo Patrono, per i fuochi di San Matteo, che sono un'antica tradizione salernitana, poi abbia risorse per finanziare una manifestazione dell'orgoglio omosessuale. Sì, abbiamo avuto delle polemiche da parte della Lega, anzi dei rappresentanti della Lega di Salerno, dove praticamente si evince che non hanno contezza nemmeno del programma del Pride, perché non si riduce a una semplice sfilata, ma sarà due giorni di convegni e dibattiti dove si parlerà di ambiente, di istruzione, di pari opportunità, ma soprattutto di diritti, anche perché avremo Monica Cinenna il 26 pomeriggio alla Camera di Commercio. E quindi, voglio dire, avrà un taglio di diritti, e quando si parla di diritti parliamo di diritti di tutti. Per quanto riguarda la polemica sterile sui fondi che sono stati dati, sui finanziamenti che sono stati dati da parte del Comune, abbiamo finanziato i servizi. Per noi la manifestazione che si terrà il 25 e 26 maggio proviene da un'associazione di pari diritti, di pari dignità, come ce ne sono tanti a Salerno. Altrimenti saremmo un comune che discrimina e che esclude, e non un comune che include. Per quanto riguarda la parata carnevalesca, di cui scrivono nella nota, non ci sarà nessuna sfilata carnevalesca, anzi sarà una campagna di sensibilizzazione
ancora di più per i diritti di tutti, e soprattutto, se proprio vogliamo parlare di sfilata carnevalesca, voglio riportare il caso del 2006, quando un esponente, un senatore di destra, si fece trovare qui sotto al comune di Salerno con due tizi vestiti da sposa per contestare gli allora Dico. Quella sì che fu una sfilata di carnevalesca e di cattivo gusto. Quindi credo che questo sentimento di odio, queste polemiche sterili sono fine a se stesse, e se questo è il segnale che vogliono dare, si sono proposti come guida del governo italiano, credo che non ci siano proprio presupposti. Da domani intanto saranno attivate in via sperimentale le telecamere di videosorveglianza in diverse strade del centro storico di Salerno, via Antica Corte, via San Michele, via Nicola Monterisi, via Romualdo Guarna, via Duomo, angolo via Roma, via Portanova, entrata via Portanova e uscita, via Antonio Mazza, via Giuseppe Vigorito, angolo via Roma, via Porta di Mare, angolo via Roma, via Porta Catena nella traversa Ave Glazia Prena Maggiore. È stato così ammodernato tutto il sistema ZTL per dare permeabilità, dice l'assessore all'urbanistica Mimmo De Maio, al centro storico. A breve, poi aggiunge, saranno installati anche nuovi varchi di accesso. La città di Salerno è ostaggio del traffico dei mezzi pesanti del porto, una situazione non più sostenibile per abitanti, lavoratori, turisti. Lo afferma in una nota l'avvocato Antonio Cammarota, consigliere comunale di Salerno, presidente della commissione trasparenza, per il quale il problema è la collocazione sbagliata al centro di Salerno del porto, che senza avere strutture sufficienti le pretende dalla città, imponendo la perforazione della montagna, il dragaggio devastante dei fondali, il blocco totale del traffico e impossibili espansioni. Invece, secondo Cammarota, un nuovo porto realizzato altrove, nella zona orientale, più moderno e più grande, produrrebbe migliore economia, restituirebbe la città del mare, antica e nuova, alla città di Salerno. La cronaca: imposte evase, sequestro da oltre 5 milioni di euro per un'azienda di Nocera Inferiore attiva nel settore dei trasporti di merce su strada. La Guardia di Finanza ha eseguito su disposizione della Procura un decreto di sequestro preventivo per equivalente emesso dal GIP del Tribunale. Il sequestro è avvenuto a conclusione di un'attenta verifica fiscale con il titolare dell'impresa e i suoi soci, tutti denunciati per aver omesso di dichiarare e versare imposte per un totale di oltre 5 milioni di euro. Così è scattata la misura cautelare reale a garanzia del credito erariale. Sotto sequestro 9 unità immobiliari, 4 opifici con area urbana, 2 terreni, 71 mezzi tra vetture, rimorchi, motrici e moto, quote societarie e ben 10 conti correnti. Ci spostiamo ora a Cava dei Tirreni. La polizia locale ha sgomerato alcuni locali della fatiscente struttura dell'ex OMPI di via Mazzini, nei quali risiedevano abusivamente ormai da qualche tempo 2 cittadini extracomunitari. Vediamo il servizio. 2 extracomunitari, uno del CIAD e l'altro di Capoverde, a Cava dei Tirreni, avevano indebitamente occupato oramai da qualche tempo i locali dell'ex OMPI di via Mazzini e vi risiedevano stabilmente. Tuttavia, ieri mattina sono entrati in azione gli agenti della polizia locale, diretti dal comandante Saverio Valio, che hanno provveduto a sgomberarli. L'operazione ha fatto seguito ad una preventiva ispezione da parte del personale del servizio di sicurezza urbana, diretto dal vicecomandante Giuseppe Ferrari, che aveva permesso di accertare un effettivo utilizzo della struttura. I 2 extracomunitari sono stati denunciati per occupazione abusiva di edificio pubblico ed inoltre sono stati fotosegnalati al commissariato affinché venga verificata la regolarità della loro presenza in Italia. Sono evidenti, ha affermato l'assessore alla polizia locale Giovanni Del Vecchio, le potenziate attività della polizia locale dopo la riorganizzazione che l'amministrazione Servalli ha attuato per migliorare il controllo del territorio.
territorio, di concerto a tutte le forze di polizia con le quali vogliamo instaurare una sempre più stretta sinergia. Del Vecchio è inoltre sottolineato che tante altre saranno le novità che saranno introdotte per un sempre migliore controllo del territorio, ovvero gli ulteriori agenti che saranno reclutati con il nuovo bando, l'ampliamento della rete di videosorveglianza con monitoraggio anche da parte della Polizia di Stato e Carabinieri e l'avvio delle procedure per il patto per la sicurezza urbana che il Comune Metelliano sottoscriverà con la Prefettura al fine di accedere a nuovi finanziamenti in questo settore. Taglio del nastro questa mattina per la nuova scuola dell'infanzia di Faiano. La cerimonia promossa dall'amministrazione comunale guidata da Ernesto Sica si è tenuta presso il polo scolastico dell'Istituto Comprensivo Amedeo Moscardi. Vediamo. Taglio del nastro questa mattina per la nuova scuola dell'infanzia di Faiano. La cerimonia promossa dall'amministrazione comunale si è tenuta presso il polo scolastico dell'Istituto Comprensivo Amedeo Moscati, guidato dal dirigente Sergio Di Martino. A precedere l'iniziativa la sfilata delle scolaresche per il centro del borgo, a benedire l'opera Don Roberto Faccenda, parroco della Chiesa San Benedetto. A testimoniare l'importanza del risultato raggiunto nei giorni scorsi, anche le parole del direttore generale dell'Ufficio Scolastico Regionale della Campania, Luisa Franzese, a conferma della grande sinergia tra scuola ed istituzioni che ha reso il sistema scolastico di Ponte Cagnano un'eccellenza, punto di riferimento per tante altre realtà territoriali. Una grande opera, tra le più belle del Mezzogiorno, riconosciuta dal provveditorato regionale, quindi una grande opera per formare la società sana del futuro. Stiamo lavorando con un punto di riferimento, quello di creare i poli scolastici, cioè di creare aggregazioni di formazione scolastica, di educazione civica, di una grande aggregazione formativa, un grande polo culturale, cioè ogni istituto deve costruire poli scolastici, mettere insieme varie fasce di età, così possiamo costruire delle sane generazioni. Ad Agropoli è partita la rimozione della Posidonia spiaggiata sulle spiagge del Lido Azzurro e della Marina. Tutto questo è avvenuto presso il porto turistico. Questo intervento, che si ripete praticamente da diversi anni, è partito in questa stagione con una grande tempestività. Vediamo. Via libera alla rimozione della Posidonia dalle spiagge del Lido Azzurro e della Marina presso il porto turistico di Agropoli. L'amministrazione comunale retta dal sindaco Adamo Coppola si è fatta carico della rimozione cercando nel contempo di trovare una soluzione definitiva all'annoso problema. A tal proposito, martedì scorso si è tenuto un incontro promosso dall'assessore al porto e demanio Eugenio Benevento, al quale hanno preso parte i rappresentanti dell'ente Parco del Cilento, Vallo di e Alburni e dei comuni di Agropoli, Capaccio Pestum, Castellabate, Montecorice e San Mauro Cilento. A margine dello stesso è stata inviata una lettera al Ministero dell'Ambiente e all'ISPRA chiedendo di accelerare l'iter di una legge che consenta lo smaltimento della Posidonia in maniera diversa da come avviene attualmente. In particolare è stata chiesta la possibilità che la stessa possa essere rigettata in mare. Abbiamo provveduto, affermano il sindaco Coppola e l'assessore Benevento, a dare il via alla rimozione della Posidonia in una condizione di vacatio per una soluzione definitiva che dovrebbe venire dettata dal competente ministero e dall'ISPRA. Provvediamo a liberare gli arenili, sebbene ci preme ricordare che la presenza di Posidonia è indice di alta qualità ambientale e di mare pulito. Confidiamo intanto in un'apposita legge che possa essere vicina ai comuni che non riescono da soli a risolvere tale annoso problema. E restiamo in tema. Anche quest'anno il comune di Santa Maria di Castellabate si riconferma bandiera verde per la qualità delle sue coste. Si tratta di un importante riconoscimento assegnato dai pediatri italiani per segnalare l'idoneità delle vacanze ai più piccoli. Vediamo.
Castellabate ha ottenuto un altro riconoscimento per la qualità delle sue coste, conquistando anche quest'anno la bandiera verde, assegnata dai pediatri per segnalare l'idoneità alle vacanze dei più piccoli. La località cilentana compare infatti tra le 136 località balneari italiane premiate nel 2018 per chi ha misura di bambino. Le spiagge insignite del riconoscimento, che gode dell'alto patrocinio del Parlamento europeo, dei Ministeri della Salute e dei Beni e di Attività Culturali e Turismo e della Società Italiana di Pediatria Preventiva e Sociale, deve rispettare alcune caratteristiche fondamentali per le esigenze dei bambini e dei loro genitori: la qualità delle acque basse vicino alla riva, la pulizia di spiagge fondali, la presenza di attrezzature turistiche, spazi idonei al gioco, sabbia per torri e castelli, controllo costante di bagnini, servizi e strutture ricettive nelle vicinanze. È una conferma non scontata, frutto della sinergia tra enti del settore. Un plauso va ai nostri operatori turistico-balneari, che di anno in anno migliorano la qualità dei servizi sulle spiagge, nonostante le incertezze normative derivanti dall'applicazione della direttiva Bolkestein, afferma l'assessore al turismo e alla cultura Luisa Maiuri. La bandiera verde, che si somma ad altri prestigiosi riconoscimenti come la bandiera blu e le cinque vele di Legambiente, fa del nostro comune uno dei gioielli nella mappa del mare italiano d'eccellenza. Ed è stato siglato ieri un protocollo d'intesa tra l'ente parco del nazionale del Cilento Valdidiano e l'associazione AIS Campania per la valorizzazione della filiera vitivinicola. Vediamo. Firmato il protocollo d'intesa per la valorizzazione della filiera vitivinicola nell'area protetta del Parco Nazionale del Cilento Vallo di Diano Alburni. A sottoscrivere il documento il presidente del parco Tommaso Pellegrino, la presidente dell'Associazione Italiana Sommelier della Campania Nicoletta Gargiulo, alla presenza della delegata AIS Cilento e Vallo di Diano Maria Sarnatano. Noi riteniamo il settore del vino uno dei settori in grande crescita, con grandi prospettive, con grandi possibilità anche lavorative, perché noi pensiamo a quello che stiamo più volte dicendo, cioè dire ai nostri giovani: realizzate anche delle nuove aziende che investono sul territorio e che investono su ciò che sono le risorse del territorio. Il vino rappresenta, la produzione vitivinicola rappresenta sicuramente una delle produzioni più importanti del territorio. Quindi il vino oggi al centro di questo protocollo. Infatti appunto ringrazio la dottoressa Gargiulo e la dottoressa Sarnataro, perché con l'associazione della Sommelier noi vogliamo promuovere quella che è la cultura del vino nel territorio del parco. La collaborazione scaturisce dall'identità di obiettivi comuni come la tutela delle produzioni agroalimentari e la promozione del valore dell'enogastronomia di qualità anche da un punto di vista salutistico. Firmare con l'ente parco Cilento e Valdidiano è sicuramente una bella cosa, perché in questa realtà ci sono dei vini che meritano sicuramente attenzione, che meritano di essere diffusi e pubblicizzati chiaramente. Quindi quale veicolo migliore che non quello della voce dei sommelier, che praticamente divulgano la cultura del vino attraverso, diciamo, gli aspetti sensoriali, cioè quindi della degustazione e anche dell'abbinamento cibo-vino, perché in realtà i vini buoni vanno venduti, e soprattutto per vendere vini buoni è giusto fare un grande legame tra quelli che sono i prodotti locali del territorio, quindi cibo, food, ma anche vino. Diffondiamo cultura del vino attraverso, diciamo, i metodi che l'Associazione Italiana Sommelier conosce e che mette, diciamo, a disposizione di coloro che vogliono, diciamo, cimentarsi e creare un percorso professionale per diventare sommelier. Il protocollo d'intesa mira a creare un rapporto permanente ed organico che porti alla realizzazione di una serie di attività congiunte, tra le quali il recupero dei vitigni autoctoni nell'area parco e la promozione della dieta mediterranea e del bere responsabile in tutto il territorio. Il protocollo prevede la realizzazione di attività tese allo studio e alla valorizzazione delle produzioni vitivinicole nel territorio del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni. Ci fermiamo, pochi istanti di pausa con la pubblicità, a tra poco. Un salernitano, campione del mondo di acconciature, il 40enne di Ogliara Vincenzo De Santis, che con la nazionale italiana di specialità è salito sul gradino più alto del podio, sia a squadre che individualmente, ai mondiali di Kiev. Lo abbiamo intervistato.
un'eccellenza salernitana, italiana in questo caso, perché Vincenzo De Santis, che è un acconciatore salernitano, giusto definirlo acconciatore, è campione del mondo nella sua specialità, appunto il taglio, con la nazionale italiana, mondiali che sono svolti in Ucraina, almeno in questo l'Italia può vantarsi di un titolo mondiale, Vincenzo. Sì, sicuramente siamo fieri di questo risultato che abbiamo ottenuto domenica in Ucraina a Kiev e sono fiero di far parte della nazionale italiana, sono contento del mio risultato. Ecco perché non soltanto l'Italia si è laureata campione del mondo, insomma primatista assoluto tra gli acconciatori internazionali, ma tu sei poi alla fine della classifica individuale risultato al primo posto. Sì. Quindi doppio titolo per te. Doppio titolo per me, mi sono classificato primo nella categoria Razor Fade, che sarebbe? Che è un taglio molto rasato, è la prima volta. Non è come quello che porti? No, questo qui è un altro tipo di taglio e di linea, la mia è una linea molto rasata, la prima volta riconosciuta a livello mondiale, sono veramente fiero e soddisfatto di quello che ho ottenuto. Ecco, perché è stata riconosciuta? Cioè, qual è la specificità del Razor Fade? La specificità del Razor Fade è praticamente una sfumatura partendo dal bianco estremo fino a far vedere i tre punti luce, che è il bianco, il grigio e il nero, e quindi sono contento. Chiaro, chiaro. Senti, ma come si entra a far parte della nazionale italiana acconciatori? Si entra dopo risultati ottenuti, diciamo, nel nostro settore. Io sono vincitore già di altre categorie, di altre gare, poi sono stato chiamato, interpellato dalla nazionale, mi sono formato e quindi sono entrato a far parte di questo magnifico gruppo. Bene, complimenti a Vincenzo De Santis. Ora, tempo delle nostre rubriche quotidiane, cominciamo con ieri, oggi. Ieri, oggi, in collaborazione con... Per chi ama la novità, il colore, la tecnologia, è arrivato Kipo, il braccialetto USB personalizzabile. Buon fine settimana da Ieri, oggi. Partiamo dalla storia. Nel 1901 il Giro Automobilistico d'Italia. La prima edizione partiva da Torino con il nome Giro d'Italia in automobile. Per lo sport, la boxe, il 27 aprile del 1956, il pugile Rocky Marciano entra nella leggenda, chiude imbattuto la sua carriera. Si ritira dopo aver vinto tutti e 49 i combattimenti. 1981, la Xerox presenta il mouse, una vera rivoluzione. La periferica del computer aprirà le porte per la Graphical User Interface. Il 27 aprile del 2014, Papa Francesco, in piazza San Pietro, dichiara santi Giovanni Paolo II e Giovanni XXIII alla presenza del Papa Emerito Benedetto XVI. E arriviamo a questa sera all'Auditorium Santa Chiara di Trento, concerto di Francesca Michielin. Buon fine settimana, da ieri, oggi. Ieri, oggi. In collaborazione con... Per chi ama la novità, il colore, la tecnologia, è arrivato Kipo, il braccialetto USB personalizzabile. Bene, ora diamo uno sguardo alla nostra pagina degli appuntamenti. Al Cinema Teatro San Demetrio di Via Dalmazia a Salerno quest'oggi in programma il film Avengers Infinity War. Tra gli spettacoli alle 16.30, alle 19.15 e alle 22. Ingresso intero 7 euro, ridotto 5 euro. Il giovedì non festivo, ingresso unico 5 euro. Per informazioni 089 22 04 89 www.cineteatrosandemetrio.it. Andiamo, ti divertirai, te lo prometto.
tempo di previsioni meteo, la pubblicità e poi lo sport. In collaborazione con... Per te che sei sempre attenta a ciò che porti in tavola, Todis, la spesa di qualità a prezzi convenienti. Con i suoi reparti freschi, Todis è garanzia di bontà e genuinità. Macelleria, salumeria, gastronomia, ortofrutta. È un vasto assortimento di prodotti bio, senza glutine, senza lattosio, vegani e vegetariani. Todis, buongiorno convenienza. A Salerno, in via Roberto Volpe, zona Sant'Eustachio. A Nocera Inferiore, via Nicola Bruni Grimaldi 37, nei pressi della stazione ferroviaria. Previsioni per oggi. Al mattino, sulle coste, schiarite con transito di velature sparse. In montagna, schiarite con transito di velature sparse. Nel pomeriggio, sulle coste, schiarite con transito di velature sparse. In montagna, soleggiato, ma con poche nubi sparse. Previsioni per domani. Al mattino, sulle coste, schiarite alternate a nubi sparse. In montagna, parzialmente nuvoloso, con schiarite prevalenti. Nel pomeriggio, sulle coste, bel tempo con cieli sereni o velati. In montagna, schiarite prevalenti, ma con possibili brevi temporali. Previsioni del tempo, fornite da 3B Meteo. E per la gara di domani Stefano Colantuono dovrà rinunciare all'infortunato Monaco. Tra i convocati, il baby Novelli. In attacco dubbio, Rossi, Boccalò. C'è anche il baby Mattia Novella, difensore dell'Under 17 Granata, chiamato dalla rappresentativa nazionale per la Lazio Cup, tra i convocati di Stefano Colantuono per la gara di domani col Brescia. Mancano all'appello Tuia, Minala e Monaco, mentre recupera Zito, si rivede Pucino e tornano dopo lo stop per squalifica Ogier e Popescu. In difesa toccherà a Mantovani agire da centrale accanto a Schiavi, mentre Casasola e Vitale saranno i terzini. In mediana Ogier, Ricci e Chine dovrebbero formare il trio titolare, anche se Colantuono ha provato con insistenza Della Rocca durante la settimana. In attacco giochi aperti per il ruolo di prima punta. Rossi e Boccalon lottano per una maglia, mentre Rosina e Sprocati saranno confermati come esterni del tridente. Il cruccio di Colantuono è proprio l'attacco, che da troppo tempo va in bianco. Da più di un mese la Saritana non segna su azione e solo Rosina tra gli attaccanti ha messo la sua firma nelle ultime 6 gare in cui è toccato ai difensori, Tuia e Casasola, ai centrocampisti Minala, timbrare il cartellino esclusivamente sugli sviluppi di calci piazzati. Servono i gol delle punte per battere il Brescia e blindare la salvezza. Le rondinelle sono in salute, hanno conquistato 12 punti nelle ultime 6 giornate in cui non hanno mai perso, e da Salerno riproporranno al primo minuto Lairone e Caracciolo, uno che in B ha segnato tanto in carriera. Colantuono spera che domani siano i suoi attaccanti a prevalere nel confronto a distanza con quelli lombardi. La Salernitana va a caccia di gol e di punti e domani non potrà fallire. Un break con la pubblicità, tra poco. Tempo di playoff, partiamo dal basket. Domenica la Givova Scafati sarà impegnata in gara 1 del primo turno contro Ferrara per la promozione nel massimo campionato. Si giocherà al Palamangano, dove il primo maggio è in programma anche gara 2 della serie. Vediamo. Ovviamente andiamo incontro al momento più esaltante e eccitante della stagione, playoff. Tutte le squadre lavorano da agosto per raggiungere questo tipo di obiettivo. Noi siamo contentissimi del campionato fatto, del piazzamento ottenuto, un secondo posto quasi impensabile all'inizio, quindi per questo siamo contentissimi, ma chiaramente non ci accontentiamo del risultato. Speriamo di fare più strada possibile in questa seconda parte di stagione. Dal punto di vista invece tecnico, analizziamo Ferrara, i punti forti, i punti deboli di questa formazione che verrà a Palamangano, certamente non per fare da sparring partner. Sicuramente una squadra che nella seconda parte di stagione ha fatto molto bene, ha vissuto diverse vicissitudini, cambio di allenatore, ha cambiato leggermente il roster, ma una squadra fatta da giocatori esperti come Hall, Fantoni, che qui a Scafati conoscete bene, giocatori di grande talento come Cortese, forse l'italiano miglior realizzatore del campionato di A2, se non sbaglio, considerando entrambi i gironi. Rush, un giocatore straniero che gioca da tanti anni a questo livello, sempre in squadre, facendo sempre stagioni positive, più Moreno, Panni, Molinaro e qualche altro ragazzo che aiuta a ruotare. Sono una squadra sicuramente fisica,
propongono soluzioni, scelte difensive abbastanza particolari, spesso giocando situazioni tattiche di tanti cambi, sfruttando proprio la stazza fisica soprattutto dei loro esterni e l'atletismo dei loro lunghi. Insomma, non sarà per niente facile. Comunque hanno conquistato un settimo posto di rilievo nel girone ovest, perché non era per nulla scontato. Tempo di playoff anche nel massimo campionato femminile di pallamano, al via domani le gare che valgono davvero una stagione. Mandate in archivio la regular season, il calendario propone in questo weekend le gare d'andata delle semifinali scudetto. La detentrice del titolo, la Iomi Salerno, che ha chiuso al primo posto la regular season, sarà impegnata domani in trasferta contro la Casalgrande Padana, che ha chiuso al quarto posto, mentre l'Indeco Conversano, seconda, sarà di scena a Cassano Magnago. Appuntamento dunque in trasferta per le salernitane allenate da Neven Rupes, che fischio d'inizio alle 18.30 saranno di scena al Palacheope di Casalgrande contro la locale formazione allenata dal coach Lassulì. È tutto per questa edizione del TG Oggi News. Grazie per averci preferito. Appuntamento alle prossime. Arrivederci. Vuoi rivedere questo programma? Visita il nostro sito tvoggisalerno.it e clicca su TV Oggi On Demand.